La Clessidra. Un'idea di Loredana Cella. I 10 minuti per un'autrice o un autore. Oggi sarà un'autrice alla Clessidra. Loredana Cella da Torino, ciao. Ciao, ciao Dario, e come sempre un ben trovati a voi che ci ascoltate attraverso Caffè Italia. Tu sai che io sono sempre felice quando mi riporti nella mia Sena. Quando, sono molto contento. Quando tu mi riporti all'età di bambino, quando papà mi faceva fare la domenica la passeggiatina attorno alla fontana di Piazza De Ferrari, beh, allora io sono contento. Cristina Origone, ben arrivata alla Clessidra. Grazie mille, buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho citato Sena, Genova, perché siamo a Genova con lei, Cristina. Esatto, sì, io sono genovese e appunto vivo qui, sono nata e vivo qui. Pensi che nostalgia chi vive nella lontana, ma sempre bella Sicilia, essendo nato e cresciuto lì. Allora, Nessuno sa la verità è il libro di Cristina Origone, la casa editrice è Golem. Loredana, a te. Sì, grazie. Allora, come diciamo sempre, diamo il benvenuto a Cristina. Noi ora giriamo la Clessidra, così ci racconterà appunto del suo libro e poi magari qualche domanda per raccontarvelo ancora meglio. Prego, Cristina. Allora, benissimo. Allora, il romanzo, appunto, il titolo è Nessuno sa la verità e racconto la storia di Melania e Ivano. Sono una coppia che apparentemente sembrano, diciamo, che vanno d'accordo, che sembrano felici, hanno una bambina di 3 anni e Melania è un'illustratrice mentre Ivano è un musicista di successo. In realtà Ivano nota che la moglie, da quando è nata la loro bambina, che adesso ha 3 anni, ha un attaccamento morboso nei confronti della piccola, che non si spiega. In realtà Melania ha un passato che ha nascosto a Ivano e quando l'ex fidanzato esce di prigione, Gabriele, la bambina sparisce e da lì inizia, diciamo, a rovinarsi il loro rapporto. In questo romanzo praticamente mi sono voluta concentrare più che sulle indagini della sparizione della bambina, su, diciamo, l'effetto che fa questo avvenimento così tragico in una famiglia, in una coppia, quando poi in realtà questa coppia è nata senza fondamenta solide, perché in realtà anche Ivano nasconde delle cose a Melania. Sicuramente Melania ha un passato particolare, comunque arriva da un paesino della Calabria, vive a Sestri Levante, perché il romanzo è ambientato qua nella Liguria, ed è un po' scappata dal suo passato, che non ha mai raccontato a Ivano. E invece Ivano ha dei segreti invece che sono più legati alla sua vita recente, però entrambi non sono mai stati sinceri. Quindi quando c'è la sparizione di questa bambina, appunto il loro matrimonio sgretola. E ho voluto raccontare questo romanzo dai 3 punti di vista, perché poi i personaggi principali sono appunto Melania, Ivano e questo Gabriele, che appunto esce di prigione, e questo ex fidanzato di Melania con cui lei ha avuto, diciamo, è il suo primo grande amore. E infatti, diciamo, nella narrazione della storia ci sono anche dei flashback, e quindi c'è la parte al passato della loro storia d'amore e di quello che in realtà è successo quando appunto Melania poi è scappata dal suo paese. Diciamo che Gabriele è un personaggio particolare, nel senso che sembra, tra virgolette, il cattivo della situazione. In realtà tutti i personaggi che si muovono all'interno del romanzo hanno tutti degli interessi un po' personali per quanto riguarda appunto la sparizione di questa bambina, ed è invece Gabriele è l'unico che si muove per non un interesse personale suo, ma in realtà perché nutre un grande amore nei confronti di Melania. E ho voluto raccontare una storia introducendo anche un po' il caporalato, quindi il lavoro nero, e soprattutto nella parte, diciamo, del nord Italia, di Milano. E poi si parla anche molto, diciamo c'è molta attenzione nei confronti delle donne, della violenza sulle donne e su ciò che magari può influire su una ragazzina che è cresciuta in una famiglia dove il padre era molto, diciamo,
molto severo e comunque un padre padrone, tra virgolette. Lei è sempre stata una ragazza che sognava appunto di disegnare, di fare illustratrice, eccetera, ma il padre non l'ha mai appoggiata su questi suoi sogni e l'ha sempre un po' considerata una ragazzina ribelle, quando in realtà invece era solo una ragazza che voleva realizzare la sua vita e fare ciò che comunque si sentiva di voler fare. E quindi c'è sempre, e lei è un po' cresciuta in questo ambiente, poi ci sono successe altre cose che ovviamente non svelo per non fare spoiler, e quindi insomma racconto questa storia mettendo anche in evidenza degli aspetti sociali che sono magari comunque importanti, come appunto il caporalato e la violenza sulle donne. Loredana. Sì, la stavo ascoltando perché secondo me è stato molto brava e anche molto particolare riuscire a trattare di questo tema del caporalato, appunto questo problema sociale, e in questo romanzo che appunto è una parte integrante. Ma come è nata questa idea, ecco, di toccare questo argomento, di parlare, cioè di intrecciare tra i vari personaggi questo romanzo e introdurre il tema del caporalato? Perché anni fa avevo letto un saggio che era Morte a 5 euro e poi comunque sono appunto un argomento di cui spesso si sente parlare e oltretutto questo saggio l'avevo letto veramente una quindicina di anni fa, forse anche 20, 15 o 18, e ho sempre voluto inserirlo in qualche maniera in qualche romanzo, ma non avevo mai l'idea, sai quando ti viene l'idea ma poi non la riesci mai a buttare giù, no? Poi quando ho pensato di scrivere questa storia, visto che appunto la protagonista arrivava da un paesino del sud, ho voluto inserire il caporalato però portarlo al nord, perché spesso magari si associa questo tema al sud, magari ai lavori nei campi, insomma allo sfruttamento degli operai in questo ambito, e quando in realtà invece anche al nord, e soprattutto qui ne parlo nell'ambito delle costruzioni, perché il padre di Gabriele ha un'impresa di costruzioni dove comunque impiega manodopera non regolare e succedono anche dei fatti legati appunto a questa impresa, e ci sono appunto dei legami con personaggi non puliti, e Gabriele vuole un po' sfuggire da questa famiglia, da questa realtà, ed è un po' la pecora nera della famiglia, no? Perché comunque il padre vorrebbe che facesse che seguisse un po' le sue orme, come ha fatto il fratello, che comunque anche il fratello ha un'impresa di costruzione, mentre in realtà poi lui è sempre stato un ribelle, era appassionato di motocross, aveva preso un po' le distanze della sua famiglia, cosa che il padre non ha mai accettato, e quindi c'è anche questo rapporto conflittuale fra lui e la sua famiglia, quando poi in realtà tutta la famiglia di Gabriele non è proprio pulita, diciamo così. Poi invece alla fine quello che è andato a finire in prigione è Gabriele, ma c'è un motivo che ovviamente non svelo e che poi ovviamente leggendo il romanzo si scopre e si capisce anche che legame c'è con Melania, perché poi appunto il titolo Nessuno sa la verità, effettivamente nessuno sa che cosa è accaduto effettivamente quando Gabriele è andato in prigione. Certo, ma soprattutto esplori anche questo tema del con questa grande profondità psicologica e questi aspetti appunto ci hai già raccontato, ma ecco, hai voluto pensare tutti questi temi attraverso questi personaggi, queste esperienze, ma anche qui dettato da qualcosa che hai, insomma, che hai letto, personaggi che hai conosciuto realmente? No, sono appunto più letture, poi sicuramente anche le notizie, tutto ciò che comunque mi circonda, no? Quello che comunque si sente spesso, si scrive magari di generi che non sono appunto, non sono saggi, ma sono appunto storie di intrattenimento, ma in realtà si dà sempre poi una visione della realtà, perché comunque anche il thriller, il giallo o qualsiasi altro genere può sempre trattare argomenti importanti senza dover essere poi appunto un saggio o qualcosa di importante.
ecco, con personaggi inventati che prendono però sempre un po' spunto da ciò che comunque ci circonda, no? Da ciò che magari leggiamo, da quello che comunque le notizie, il telegiornale, insomma tutto ciò che ascoltiamo poi ovviamente viene poi inserito all'interno dei romanzi. Direi che soprattutto questo genere, no? Il thriller o comunque appunto i gialli noir si prestano molto bene, no? Per questo genere di argomenti. Ma tu parli sempre delle donne perché hai scritto altri libri, hai una grande biografia dove parli appunto delle indagini di Camilla Sterra, insomma ci sono tanti altri personaggi donna che ritroviamo nei tuoi libri, giusto? Sì, assolutamente sì, io sono molto, essendo donna, mi piace comunque parlare del nostro mondo, no? Di ciò che comunque abbiamo, che viviamo, che abbiamo vissuto. Io sono, mi piace molto, io sono una lettrice prima di tutto, leggo molti, ho sempre letto molti gialli e mi sono resa conto negli anni, crescendo, perché adesso ho 54 anni, ma leggo da quando ero ragazzina, mi sono resa conto di aver letto tantissime donne, ma senza neanche sceglierle, no? Cioè magari leggevo la trama, mi piacevano, senza magari dare un occhio a chi era l'autrice o l'autore, no? E poi negli anni, in questi ultimi anni, mi sono proprio resa conto di aver letto tante donne che scrivono thriller o che scrivono gialli e mi sono un po' appassionata, perché comunque mi piace poi raccontare anche nei romanzi, perché appunto sia nel genere thriller o giallo, ora ho scritto anche dei romance, parlare della donna, di ciò che comunque vive, perché comunque le donne, ad esempio nel campo della scrittura, sono quelle che hanno sempre fatto poi fatica, no, a emergere, soprattutto in un campo come il thriller, soprattutto nel passato e magari un po' meno nel presente, per fortuna. E quindi poi altri argomenti che comunque riguardano le donne nei miei personaggi li inserisco sempre. E io ti ringrazio, perché anch'io cerco sempre di raccontare le donne in vari blog, e quindi grazie appunto per aver dedicato il tuo tempo. Ricordo anche che dei racconti di Cristina sono anche presenti in diverse antologie, tra questo Confidenze per la Mondadori. Grazie, grazie mille. Loredana, la nostra clessidra cosa dice? Guarda, pochi secondi, però appunto se vuoi fare una chiusura tu in merito a tutte queste donne di cui abbiamo parlato. Domanda al volo, Cristina, quanto la narrativa può essere d'aiuto alle donne ma anche agli uomini che non sanno, non sentono, non vogliono sentire o vorrebbero sapere? Moltissimo, sicuramente più se ne parla di certi argomenti e meglio è. Adesso magari nei romanzi bisogna un po' far appassionare soprattutto i ragazzi giovani alla lettura, però effettivamente leggere insegna molto, e certi argomenti vanno, secondo me vanno trattati, certi messaggi bisogna farli passare tramite la narrativa. Ha una voce che tradisce i suoi 54 anni, l'ha detto lei, Cristina. Io ne ho 56. Non ho capito. Ti dico, le donne che hanno, tra virgolette, il coraggio di dire l'età sono fantastiche, perché in genere viene sempre nascosta, no? Cioè nessuno. È vero. Fantastica. Come ha fatto Cristina. No, ma bisogna dirla l'età, no? Poi io ho questa vocina e quando appunto non mi conoscono anche al telefono eccetera, allora lo dico spesso, perché magari mi prendono solo per una ragazzina, in realtà no, non sono una ragazzina, sono una donna matura. Con lo spirito giovane però, giovane. Stiamo parlando ancora con Cristina Origone, ci ha parlato del suo libro Nessuno sa la verità, in libreria per Golem Edizioni. Grazie Cristina Origone. Grazie a voi, grazie veramente. Loredana. Eccoci. Noi abbiamo questo problemino di sovrapposizione creato dalle linee telefoniche, ma siamo nei tempi della banda larga, dell'internet via satellite. Volevi aggiungere qualcosa? No, volevo scusarmi, perché effettivamente io a volte non sento che tu, cioè mi arriva in ritardo la voce, quindi finisco. Sembra che io ti parlo sopra la tua voce, chiedo venia. No, non c'è problema. Allora, andiamo via.
Va bene, allora salutiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando e gli diamo appuntamento al prossimo episodio. La clessidra scandisce 10 minuti. Quei 10 minuti sono a disposizione di un autore o di un'autrice, oggi un'autrice, per parlarci dei suoi libri. E questo succederà anche nel prossimo episodio della clessidra. Ciao Loredana! Ciao Dario! Da Dario Albertini, grazie per l'ascolto. Torneremo presto.